primo posto in splendida solitudine, un punto di vantaggio sulla Ternana, due sulla Torres, biancazzurri ancora imbattuti, così bene in C nelle prime sette giornate soltanto nel 2002-2003. In quella stagione il Pescara di Ivo Iaconi riuscì a centrare la promozione in B dopo gli spareggi. Il DS e doppio ex Fabio Lupo. C'era da aspettarselo secondo te? Sì, non è una cosa che sorprende, intanto perché, come avevamo segnalato l'ultima volta, è un campionato molto equilibrato, non c'è la squadra o le due tre squadre, le due tre corazzate come magari può capitare nell'altro girone. Ci sono tante buone squadre, forse la Ternana con qualcosa in più, però non c'è questo disequilibrio, quindi una squadra che ha una sua identità tattica come c'è il Pescara può magari in questo, sfruttando anche qualche episodio, ritrovarsi prima in classifica senza dover chiedere scusa a nessuno. Baldini ha inciso sicuramente, insomma, questo è indubbio. Dove soprattutto ha inciso il tecnico toscano? Intanto ha dato un'identità tattica alla squadra e poi sotto l'aspetto caratteriale, temperamentale, questa è una squadra che non molla mai, anche nel momento di difficoltà, quando sembra la partita gli possa sfuggire di mano, invece rientra in partita anche con i cambi che sono un segnale della sua gestione. Io direi che questo primo posto ha chiaramente una bella firma, che è quella di Silvio Baldini. L'infortunio di Lonardi non ci voleva, perché il classico elemento che dà equilibrio alla squadra, grande intelligenza tattica, il club ha deciso di non ricorrere al mercato degli svincolati. È una perdita grave, onestamente sì, perché come dicevi tu, Lonardi dava equilibrio e fisicità a questa squadra, oltre a un certo bagaglio di esperienza, perché pur essendo un giocatore relativamente giovane ha già tante partite nelle gambe. È una perdita grave anche perché un giocatore con le sue caratteristiche in questa squadra non c'è, e quindi Silvio Baldini dovrà secondo me ritrovare un equilibrio tattico, magari anche con soluzioni diverse da quelle che ha finora adottato, perché così sembra anche lui che creda fino ad un certo punto a squizzato play. Tuniov non è il play, non ha le giocate, non ha i tempi di gioco del play. Io penso che in questa situazione qui possa trovare, mi perdonerà il mister se dirò questa cosa, potrebbe ritrovare grande utilizzo Meazzi, che magari nel ruolo di interno permette delle rotazioni che permetterebbero a Squizzaro di avere una posizione leggermente più equilibrata, e allo stesso Meazzi di sfruttare meglio le sue caratteristiche, magari giocando qualche metro più avanti, un po' nella posizione così che spesso ha Reinders nel Milan, no? da mezzala a tre quarti. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, potrebbe valorizzare un giocatore che onestamente da un punto di vista tecnico ha qualcosa di importante che non sempre riesce a esprimere secondo me sulle corsie esterne. In poche parole, se non abbiamo capito male, due centrocampisti centrali con Meazzi un po' più spostato in avanti, insomma una sorta di 4-2-3-1 camuffato. Sì, potrebbe essere secondo me quella una soluzione, però insomma ripeto, chiedo già in anticipo scusa e perdono al mister Baldini se mi permetto, si fa qui tanto per dire. Credo che poi ricorrere in questo momento qui al mercato degli svincolati sia complicato, anche se io non dico così a prescindere no al mercato degli svincolati, perché a volte ci sono degli ottimi professionisti che sono rimasti fuori magari per vicissitudini di mercato, basti pensare a grandi livelli a Rabiot, tanto per dire. Ecco, quindi evidentemente però Pasquale, Foggia e il presidente si sono mossi già sul mercato, evidentemente non hanno ritenuto che ci siano opzioni tecnicamente valide, e quindi ci sta questa scelta di non guardare al mercato degli svincolati. Domenica alle 19:30 Ascoli Pescara in diretta e in chiaro su Rete 8, partita tutt'altro che banale per Fabio Lupo, per ben due volte DS dei bianconeri. La prima in A, decimo posto, stagione 2005-2006, allenatore Marco Giampaolo. 4-2-4, molto spettacolare, molto dinamico, da una parte Fini, dall'altra Foggia, l'attuale DS del Pescara, Bielanovic e Quagliarella in attacco. Sì, era una squadra molto forte in quel momento lì, quando l'avevamo fatta non eravamo così sicuri di aver fatto una squadra così forte, poi il tempo lo ha confermato. E mi ricordo sempre a proposito di questo 4-2-4 che Marco diceva: se io gli dico 4-2-4 mi giocano troppo alti, allora gli dico 4-4-2, allora sia Foggia sia Fini rientrano di più, sembra un meccanismo psicologico strano. No, io credo che Marco in quell'occasione lì dimostra veramente le sue grandi capacità, che io spero possa presto confermare da altre parti, riprendendo un percorso che si è interrotto. Quindi ripeto, come abbiamo detto anche l'altra volta, gli faccio il mio grande in bocca al lupo. Quell'Ascoli era una squadra molto forte, io andai via sempre per questi problemi che ho di carattere gestionale con i presidenti, lì c'erano varie problematiche, altre figure che ronzavano intorno a lui, e quindi questo mi crea dei problemi gestionali. Però
anche poi successivamente con Pulcinelli è accaduta la stessa cosa. C'è da dire, così presuntuosamente penso di poter dire di avere però sempre mantenuto un buonissimo rapporto con la piazza di Ascoli. Quando vado vengo accolto con affetto, spesso mi arrivano dei messaggi di stima dall'ambiente chiaramente, e questo è una bella cosa per me, perché ripeto, Ascoli è un pezzettino della mia carriera, ma è stato un pezzettino importante, come hai sottolineato tu. Assolutamente, ricordo anche la prima partita Ascoli-Milan, il gol di Cudini, l'attuale allenatore del Pineto, era il Milan insomma di Ancelotti, di tante stelle, Shevchenko che pareggiò i conti, c'era anche Rui Costa, mi ricordo, in panchina in quella prima partita di campionato. Ascoli che si classificò al decimo posto, a pochi punti dalle competizioni europee, poi l'ultima esperienza dopo 15 anni, dopo 16 anni, nel 2021, 2-3 mesi, 4 mesi, e lì però ti sei dimesso. Sì, beh, in quell'Ascoli Milan, tanto per fare un passo indietro, il migliore in campo per distacco fu un certo Pasqualino Foggia, che fece impazzire tutti su un campo bagnato pesantissimo perché aveva piovuto moltissimo, e lui giocò una partita straordinaria. E... una leggenda quella secondo la quale i brevilinei che non hanno una grande fisicità, anche se aveva una bella struttura, piccolino Foggia, insomma, si potessero trovare male sui campi pesanti. E perché a volte si fa confusione fra fisicità e forza, e sono due aspetti completamente diversi. Pasquale era un ragazzo che aveva forza nelle gambe per struttura, e quindi questo lo aiutava nei campi pesanti, e paradossalmente proprio il fatto di essere brevilino lo aiutava ancora di più rispetto magari a giocatori più strutturati di lui. La seconda esperienza è un'esperienza negativa sotto l'aspetto del finale, però anche lì ho lasciato buonissimi ricordi, perché comunque costruiamo una squadra che poi è arrivata nei playoff, ha lanciato un giocatore che era assolutamente sconosciuto, sconfinato nella Serie B, nella Viterbese, come Baschirotto, che adesso è capitano del Lecce, addirittura è stato convocato anche una volta in nazionale, altri giocatori che continuano a essere protagonisti. Il mercato dell'Ascoli negli anni successivi si è beneficiato di quel mio lavoro, e questo ad Ascoli se lo ricordano, per questo che continuo ad avere questo rapporto con la piazza di Ascoli. Quindi al di là di queste disavventure mie gestionali, rimane un buon rapporto fra me e la città e la tifoseria di Ascoli. L'Ascoli in difficoltà, è inutile girarci attorno, no? Un solo punto nelle ultime tre partite, due sconfitte interne consecutive, un ambiente lacerato, c'è grande contestazione nei confronti della proprietà. Giocare ad Ascoli in questo contesto qui non è semplice, anche perché poi nell'Ascoli ci sono anche giocatori di esperienza, ma ci sono anche dei giocatori di giovani, tra l'altro anche molto bravi secondo me, come Bondo e Piermarini, ma non sarà facile per l'Ascoli, che Pescara dovrà essere bravo a stare sereno, aspettare il momento giusto per poter colpire una squadra che è in evidente difficoltà psicologica e tecnica, perché non è un cattivo organico a livello individuale, è stato secondo me, mi permetto di dire, assemblato non bene, o per meglio dire assemblato senza avere un'idea del traguardo, dell'obiettivo al quale si voleva mirare. Forse in questo disequilibrio, in questa confusione, probabilmente ne ha fatto le spese Massimo Carrera. A proposito, non l'avevamo detto, tu sei stato anche un ex del Pescara, perché hai cominciato la tua carriera da dirigente proprio nel settore giovanile, no? Sì, io lo dico sempre, devo questo ad Andrea Iaconi, che ha avuto questa folle idea di affidarmi il settore giovanile, lui aveva l'idea che avrei potuto essere un buon dirigente, secondo me si è sbagliato, però mi ha dato questa opportunità e gliene sarò sempre grato. Rimane il rimpianto di non essere rimasto in quegli anni lì a Pescara, perché forse magari la mia carriera avrebbe potuto svilupparsi nella mia città, però mai dire mai.